Buonasera a tutti, benvenuti al nostro incontro straordinario oggi col professor Gregory Aleggi sull'America di Biden. Il, eh, oggi è stato un incontro così organizzato proprio veramente all'ultimo minuto insomma, ma è, eh, il professor Aleggi è stato così disponibile, siamo molto felici, lo ringraziamo e eh, Oggi, eh, da pochi giorni è arrivato Biden, quindi a questo punto lascerei direttamente la profess e al professor Gregory Leggi, che è uno storico, giornalista. Eh, insegna alla LUIS di Roma ed è cresciuto quindi tra gli Stati Uniti e l'Italia. Eh, quindi prego al eh, professor Aleggi. Grazie, grazie dell'invito. C'è stata l'inaugurazione, Io cosa intendo fare? Dare una chiacchierata. Sulla situazione degli Stati Uniti, prendendo come pretesto questa inaugurazione. Eh, ovviamente sono le mie opinioni personali, non sono quelle diciamo, della LUIS, non sono quelle dei vari eh, centri con eh, i quali io collaboro. Quindi eh, l'altra cosa è che, eh, siccome sono temi sempre difficili tua età, eh, quello che mi impegno sempre a fare è. Ho le mie opinioni personali, quelle del cuore, però mi impegno ad analizzare razionalmente col cervello quindi senza farmi fuorviare troppo eh, dalle preferenze personali. No? Quindi eh, ecco, quindi speriamo di fare un'ampia e non di parte analisi degli Stati Uniti da una prospettiva internazionale, speriamo con qualche cosa di stimolante. Ok, io questa lezione la faccio tutti gli anni e, per onestà verso chi mi ascolta, dico come è andata l'anno scorso. Diciamo che alcune cose sono andate bene. Per esempio, dicevo che eh, come dice, Biden avrebbe scelto della prima Kamala Harris come vicepresidente. No? Se Vincesse Sanders, davo sempre come scelta possibile la Kamala Harris, eccetera. Quindi su quello ci avevo indovinato. Però avevo fatto uno sbaglio molto più grande perché davo al 65% le probabilità di vittoria di Trump. Ecco, no? vedete? Eh, gli Stati Uniti verso un secondo mandato. L'unica giustificazione è che il 9 gennaio 2020. Non c'era il Covid e non si era ancora scatenata questo, diciamo, smantellamento generale eh, di ciò che Trump aveva in un modo o nell'altro fatto nei primi tre anni. Quindi eh, un'analisi corretta sui fattori che si potevano controllare, l'analisi politica, ma completamente sbagliata per le cose improbabili che ci sono sempre, in qualsiasi scenario, e che gli analisti purtroppo non sempre possono immaginare. Quindi appunto il Covid l'avevo sicuramente non immaginato e eh, non avrei mai immaginato di vedere la bandiera confederata nel Campidoglio americano. Sappiamo che eh, i confederati tentarono disperatamente di prendere Washington ma non ci riuscirono mai. cioè tutta una buona parte della guerra civile sui tentativi di prendere la capitale. Quella bandiera non c'è mai stata e vedercela dentro due settimane fa è stato fortemente traumatico più che simbolico. Bene. Eh, anche queste altre scene, però, una che eh, spaventa, ovvero soldati armati dentro un parlamento che non è mai un buon segno, anche se sono lì per difenderlo, e l'altra che è invece esilarante per chi eh, ha qualche anno, cioè Arnold Schwarzenegger che dà lezioni di democrazia e di politica a Trump. Questo è diciamo, ricco di ironia, perché in realtà eh, Schwarzenegger ha avuto una carriera politica nel partito repubblicano, quindi teoricamente dalla parte di Trump, ma in realtà Trump ha fatto un'opa ostile sul partito repubblicano. Quindi ci sta che i repubblicani moderati, tradizionali, eccetera, eh, non lo riconoscano più di tanto, ma c'è anche un discorso, se volete, di un presidente fortemente anti-immigrazione al quale fa la morale un immigrato perché Schwarzenegger è nato austriaco, poi naturalizzato americano eh, per via diciamo, professionale, è stato governatore della California, eccetera. Però ecco, onestamente, vedere eh, Schwarzenegger fare la predica, tra l'altro divertentissima, sguainare la spada di Conan come metafora degli Stati Uniti, eccetera, a Trump è stata veramente una cosa che nessuno di noi credo avrebbe potuto immaginare. Ok, quindi di cosa parlo io? Come arriveremo a discutere di questo? Una sezione iniziale che è, pone questa domanda sulla cioè fine della democrazia in America. Poi alcuni fatti base che ci dimentichiamo, un'eredità uh, trampiana, delle sfide, alcuni aspetti diciamo, militari e di sicurezza, e poi, come dicevo, siccome faccio questa lezione ogni anno, eh, cosa ci si può aspettare fino al 2022? Ok, ovviamente, perché la fine della democrazia in America? Perché la democrazia in America, il testo fondamentale di Tocqueville ancora a quasi 200 anni dalla sua pubblicazione, considerato un riferimento per capire gli Stati Uniti e eh, diciamo quando si è visto l'assalto al congresso, la domanda è stata spontanea, ma stiamo assistendo alla fine della democrazia in America? Allora, eh, incominciamo col dire che l'elezione è stata vinta e non rubata, e i voti elettorali certificati danno un margine serio, 306 a 232. Ma anche gli altri parametri, il voto popolare c'è un distacco di eh, 7 milioni di voti significativo, ancorché modesto sul totale dei voti. La percentuale del voto popolare, sappiamo che il voto popolare è indicativo fino a un certo punto. Nelle ultime otto elezioni presidenziali i repubblicani hanno vinto tre volte, ma solo una volta col secondo mandato di eh, Bush Junior, abbinando. La maggioranza del collegio elettorale ha il voto popolare. Le altre due elezioni le hanno vinte con il solo collegio elettorale e senza la maggioranza dei voti. Questo vuol dire che nelle ultime eh, otto elezioni presidenziali, sette volte su otto il voto popolare ha premiato i democratici. Eh, Trump non ha mai ammesso la sconfitta. Ora, la concession è una strana cosa molto americana dove in qualche modo pubblicamente il candidato sconfitto dice «Ho perso», un po' come quando i giocatori si danno la mano entrando e uscendo dal campo eh, prima e dopo la finale di Coppa del Mondo. Ora, il risultato, come direbbe Bosco, è quando arbitro fischia a fine partita, che i giocatori si diano la mano o meno è un fatto di stile, ma non ha alcun valore legale. Però ehm, sta di fatto che Trump non ha mai ammesso di aver perso Molto più importante che una sessantina di cause intentate eh, su vari aspetti del voto, nessuna è stata eh, premiata, coronata al successo, nessuna è stata accolta. E anzi, questo è tanto più significativo in quanto eh, molti dei giudici che hanno esaminato queste cause erano, questi ricorsi erano di nomina trampiana. Una delle eredità, lo vedremo dopo del mandato di Trump, è stata la nomina di oltre 300 giudici federali. Quindi, eh, nonostante questo, eh, non erano truccate le macchine. Negli Stati Uniti il voto è altamente meccanizzato, non come da noi, ma anche lì è eh, dimostrato, sono stati fatti i ricalcoli, i riconteggi. Il voto non è truccato. Forse la cosa più preoccupante per la democrazia non è il ricorso in sé legittimo, ancorché talvolta ne sia scontato l'esito negativo, quanto la retorica incendiaria che lo accompagna perché ovviamente quel livello di retorica rende poi difficile accettare o riconciliare in caso di esito eh, negativo. Eh, C'è stato un attacco organizzato sul congresso, ora io questo lo scrivevo il, dunque, una decina di giorni fa, eh, stanno uscendo fuori le prove dell'organizzazione, messaggi, comunicazioni, eccetera, dove almeno un certo nucleo... Degli assalitori aveva un attacco coordinato e forse addirittura informazioni mandate in tempo reale dall'interno. Ancora più straordinaria è la lettera, quella che vedete a destra, dei capi di stato maggiore delle varie forze armate americane che scrivono ai militari dicendo: Attenzione, l'elezione è legittima, è andata così, non dovete farvi nemmeno passare per l'anticamera del cervello atti violenti. Che io sappia, è eh, la prima volta che si rende necessario o anche solo opportuno un avvertimento del genere. Mm. Um, ci sono state qui, dicevo, cinque vittime, quindi quattro fra gli aggressori più un uh, poliziotto. In realtà sono sei perché un altro poliziotto per il trauma si è poi suicidato un paio di giorni dopo. Quindi in realtà le vittime sono sei. Quindi è un altro di quei casi in cui um, le parole si trasformano in una realtà molto pesante. Tutta questa retorica ha scatenato un fatto molto reale, purtroppo. Eh, però il lato positivo è la Georgia. Nonostante questo, le, il ballottaggio in Georgia si è svolto senza alcun incidente. Ora, il problema non è tanto che eh, vinca o perda il candidato preferito, hanno vinto poi i due democratici, quanto che in quel clima Così teso, così incendiario e col ballottaggio che avrebbe determinato la maggioranza in Senato, in realtà il pareggio, ma poi il vicepresidente ha eh, il voto, diciamo, di rimente in caso di pareggio, e quindi un pareggio è una vittoria democratica. Dicevo, nonostante la posta in gioco, non ci sono stati incidenti. Quindi a fronte di quella immagine drammatica dell'assalto che fa temere la fine della democrazia. Eh, lo svolgimento regolare di un'elezione così importante per il quadriennio successivo mi sembra un fatto positivo. Tra l'altro, entrambi i senatori uscenti hanno accettato i risultati, eh, non si sono opposti, non hanno fatto ricorso, e quindi è un segno in realtà positivo di un residuo di civiltà. Vedete nella carta la classica colorazione rossa e blu: eh, questa è una chiave di lettura degli Stati Uniti, dove vedete che persino nel sud, la Georgia ovviamente è sud. Uh, I centri urbani, le aree più urbanizzate tendono a essere uh, democratiche e le aree invece rurali tendono a essere repubblicane, quindi rosse. Ovviamente la colorazione dovrebbe essere più sfumata, ma col sistema maggioritario qui viene attribuito il colore a seconda di chi ha vinto, ma non si tiene conto effettivamente della ripartizione del voto. Però uh, esalta questa chiave di lettura. Uh, Trump è stato presidente una volta, l'unico due volte sottoposto a impeachment, e il secondo impeachment è passato con una maggioranza, diciamo, un po' più ampia di quella democratica: dieci eh, repubblicani hanno votato contro di lui. L'obiettivo è quello di inserire in una eventuale condanna una interdizione, diciamo, dei pubblici uffici che gli impedirebbe di fatto di candidarsi nel 24. Eh, è possibile questo? Vediamo, l'impeachment non è un procedimento penale, è un procedimento politico e quindi perché passi non servono i fatti, serve che eh, diciamo la giuria, ovvero i 100 senatori, decida che sia più conveniente politicamente per la propria rielezione essere a favore o contro il presidente. Nel caso specifico, per raggiungere la maggioranza ai due terzi, ci vorrebbero 17 senatori repubblicani votino contro Trump uno su tre quindi io lo ritengo abbastanza poco probabile del eh, caso specifico un anno fa che sembra mille anni fa nel primo impeachment nemmeno uno si spostò scusate solo romney si spostò quindi bisogna vedere però qual è il discorso che al di là del calcolo politico eh, il processo Metterebbe a verbale quanto sta uscendo fuori, quindi metterebbe a verbale l'organizzazione militare dell'attacco. C'è il sospetto che, voi sapete, il congresso per visitarlo bisogna avere un biglietto, un invito. Negli Stati Uniti sono i, diciamo, i politici eletti che possono invitare i propri elettori a visitarlo. Quindi questo stabilisce un contatto diretto fra. Il deputato di Providence, Rhode Island, dove sono nato io, e eh, il suo elettore. No? Bene, si sta verificando se ci siano state, come dire, visite straordinarie eh, fuori dalla media e magari di persone che sono poi state arrestate o identificate il giorno dopo nei disordini, quindi se hanno compiuto una ricognizione sul terreno, perché ovviamente in quel caso. Chi ha invitato i successivi rivoltosi farebbe parte del complotto. Eh, stanno emergendo: l'FBI ha eh, depositato delle carte nei primi procedimenti penali, e eh, sia pure con eh, certe, certi limiti di, dovuti al fatto che il procedimento è in corso, vengono citati dei messaggi. Che sono arrivati ai rivoltosi dall'interno durante l'assalto, dei messaggi che indirizzavano. Quindi, l'idea che ci sia una qualche forma di connivenza o di collaborazione è abbastanza avanzata. Quindi il processo di impeachment servirebbe a prescindere dall'esito, a mettere queste cose a verbale, a farle uscire dai giornali e farle entrare nella storia americana e quindi a rendere diciamo materiali. Politicamente utilizzabili anche in caso, eh, diciamo, non si arrivasse alla pena massima, diciamo, nei confronti di Trump. Ok, però torniamo indietro: c'erano gli Stati Uniti prima di Trump, ci saranno anche dopo, e quindi vediamo alcune tendenze non legate ai governi, alle amministrazioni. Questi sono alcuni dati: 330 milioni di abitanti, la superficie, il, il PIL. Eh, il deficit, l'indebitamento, vedete gli Stati Uniti hanno un debito pubblico intorno al 108-109% che è stato aumentato molto negli ultimi anni dal eh, taglio massiccio delle tasse che è stato fatto a debito fondamentalmente da Trump, dalla prima ondata di aiuti covid e lo sarà ulteriormente da questa seconda, da 1.900 miliardi di dollari che ha annunciato mh, il nuovo presidente Biden. Eh, per il bilancio della difesa, più che guardare la percentuale, io vi consiglio di guardare sotto quel grafico dove avete la superficie, vedete, guardare in confronto delle spese militari americane rispetto a quegli altri paesi. Per il PIL, quello che è interessante, appunto, anche qui è guardare la ripartizione più o meno un quarto del PIL mondiale americano, appena meno del doppio di quello cinese. Eh, circa 10 eh, volte l'italiano eccetera quindi questi sono i numeri questi sono gli stati uniti eh, adesso perché non procede eccolo eh, religione un'altra statistica interessante perché si sta sempre più eh, fondendo il credo religioso con questioni sociali con questioni di stili di vita eccetera e sta diventando sempre più politicamente divisivo il termine stesso di cristianità è stato di fatto annesso, rivendicato dallo schieramento conservatore, tant'è che la Chiesa metodista già si è spaccata in due l'anno scorso. Questa è una slide che ho preparato l'anno scorso tra metodisti diciamo, conservatori e progressisti. Si sono proprio sciolti e la Chiesa cattolica è sotto forte stress da questo punto di vista perché c'è un tentativo esplicito di eh, spaccarla. In due versanti. A capo di questa cosa c'è non a caso uh, Steve Bannon, cattolico irlandese uh, di destra. No? C'è un forte anticattolicesimo, questo è molto interessante. Benché il um, cattolicismo sia la prima fede religiosa, per il 24%, la prima singola uh, confessione, mentre nei protestanti c'è di tutto, no? dai eh, Presbyterian High Church, gli anglicani. Di stretta osservanza, che sono praticamente cattolici senza il Papa, fino agli evangelici che non sono nemmeno più sicuro che siano cristiani. Quindi eh, la confessione principale è quella cattolica. Biden sappiamo che è cattolico, ma la, nella storia degli Stati Uniti il cattolicesimo ha sempre avuto una certa difficoltà, perché è stata eh, la confessione degli immigrati. Immigrati irlandesi, immigrati della Germania del Sud, immigrati italiani, immigrati messicani non è mai stata la religione, diciamo, degli, eh, degli inglesi. Quindi eh, il sospetto e la diffidenza nei confronti della Chiesa Cattolica e il pregiudizio anticattolico ci sono. Sappiamo che Kennedy fu il primo presidente. Cattolico, sappiamo che Biden è il secondo, ma forse non tutti si ricordano, eh, diciamo, di certe battute, di certe cose che hanno sempre accompagnato eh, la eh, storia dei cattolici in politica negli eh, Stati Uniti. Allora, un altro aspetto che conosciamo poco, noi, quello lì non è il Ponte Morandi, ma è, come vedete, è una vignetta americana che eh, caratterizza. Proprio che ricorda come le infrastrutture negli Stati Uniti siano eh, in pessime condizioni. Eh, se vedete sotto dice grado, quindi voto di più, eh, di più significa sei meno meno. Con F si è bocciati. Quindi lo stato delle infrastrutture americane è estremamente arretrato, stanno in condizioni pessime. Tant'è che lo stesso presidente, anzi, all'epoca candidato, Trump, aveva detto che. In caso di elezione avrebbe avviato un massiccio piano infrastrutturale, eccetera, che non è stato fatto. Eh, molto spesso le infrastrutture sono finanziate dagli stati. Noi facciamo fatica a ricordare che il sistema americano è federale e che quindi molte cose sono effettivamente mh, del Wisconsin, del Nebraska, dell'Ohio, eccetera, e non di Washington. Eh, I governi degli stati... Hanno ormai forti problemi, forti problemi finanziari, eh, stanno tagliando dappertutto. Le infrastrutture sono eh, carenti e questo è un tema ormai della politica americana da almeno dieci anni. Okay. Eh, salute. Oltre forte obesità, guardate un po' di dati: eh, oltre metà della popolazione sarà obesa entro il 2030. E sappiamo che questo significa tutta una serie di altri problemi, da cardiologici, a diabetici, eccetera, eccetera. L'aspettativa di vita: questa è la cosa più interessante, nonostante gli altissimi costi della sanità americana, l'aspettativa di, di vita è il numero 34 nel mondo. Poi, con tutte queste classifiche, un paio di posti si guadagnano e si perdono ogni anno, ma tendenzialmente l'aspettativa di vita negli Stati Uniti è più bassa che in Italia e più bassa che a Cuba. Ovviamente, come tutte le statistiche, sono un po' quelle del pollo di Trilussa: là dentro ci sono persone con ottima assistenza che, eh, privata che vivono molto a lungo e interi gruppi sociali eh, che invece vivono molto poco però il risultato medio è quello che è tant'è che eh, non sono pochi gli americani che si fanno operare all'estero dove ormai i livelli di cura sono molto buoni ma i costi sono molto più bassi questo qui è un problema serio vi ricorderete che eh, sotto il presidente Obama fu Introdotta un'importante riforma sanitaria che, eh, per motivi a me incomprensibili, poi, eh, sotto presidenza Trump, si è tentato in tutti i modi di smantellare. E non, non riesco oggettivamente non riesco a comprendere come un cittadino possa essere contro l'assistenza sanitaria. Oltretutto, gli Stati Uniti hanno un buon sistema simile al nostro, ma che copre soltanto i militari. La famosa Veterans Administration che copre. Eh, con un sistema diciamo simile a quello nostro eh, gli ex militari e si dimostra che funziona quindi perché non debba essere esteso a tutti i cittadini eh, rimane per me incomprensibile eh, istruzione l'istruzione eh, anche questo è un tema politico eh, spiazzante ma diciamo soprattutto l'istruzione superiore l'istruzione universitaria sono largamente private e vi è una correlazione spesso fra la qualità delle scuole e il loro essere private. Quindi eh, vedete quella vignetta, e, eh, che è un tema che l'ho messa tre o quattro anni fa nella slide, è ancora d'attualità, cioè gli studenti, le famiglie si indebitano per poter pagare gli studi eh, e poi debbono restituire questi prestiti e, e spesso questo è molto gravoso. Eh, non a caso è uno dei temi... Eh, sono stati diciamo, chiesti di affrontare a Biden il problema del student debt. Eh, perché le scuole pubbliche spesso non sono buone? Perché anche loro sono finanziate dai governi locali, dalle amministrazioni locali, non da un ipotetico ministero della pubblica istruzione che non esiste, quindi a seconda di quanto la contea o lo Stato intende destinare all'istruzione, le scuole hanno soldi oppure no? Eh, in eh, Wisconsin già tre anni fa le scuole pubbliche erano aperte quattro giorni alla settimana perché non c'erano i soldi per aprirle quinto. Eh, noi pensiamo a Harvard, a Yale, a Stanford, eccetera, ma la realtà media è eh, un'altra e purtroppo quindi l'accesso a quelle scuole è un problema sociale eh, non da poco. C'è poi tutto un problema di attacchi sull'insegnamento delle materie umanistiche perché eh, spesso sono viste come troppo progressiste, troppo avanzate, quindi c'è un attacco. Una delle battute politiche più facili negli Stati Uniti è che il bilancio delle bande militari, quindi la banda dei Marines, la banda dell'Air Force, eccetera, nell'aggregato è superiore al National Endowment for the Humanities, quindi al Fondo federale per gli studi umanistici. Questo vi dà uh, l'idea. Uh, Va bene, quindi qui sono problemi standard eh, che c'erano prima e ci saranno e non verranno nemmeno risolti adesso perché sono problemi strutturali che richiedono un, uh, un approccio, diciamo molto ampio e dei tempi molto lunghi. Uh, vediamo gli Stati Uniti e il mondo, temi e tradizioni. No? La politica estera americana ha quattro temi fondamentali: quattro tendenze. La prima, la cosiddetta dottrina Washington, è un risorzionismo passivo. Perché? Perché i giovani Stati Uniti non avevano la forza per andare a intromettersi, per andare a... E quindi dicevano eh, la nostra grande regola di condotta riguardo a paesi stranieri è di estendere i rapporti commerciali, ma di avere con loro meno rapporti politici possibili. Certo, perché se ci mettiamo con i francesi o ci mettiamo con gli inglesi è che ci limitiamo gli altri che magari ci attaccano. Parliamo del... 1779, 1880, anni fragili del paese. Da questo si passa alla dottrina Monroe, che è un isolazionismo attivo. Diciamo che se i paesi europei dovessero tentare di estendere il loro sistema, cioè la monarchia, l'impero, a qualsiasi parte di questo emisfero, quindi comprende anche l'America Latina, lo consideriamo pericoloso, quindi una minaccia alla nostra pace e sicurezza. Che stava accadendo? Che molti paesi sudamericani stavano scrollandosi di dosso il gioco coloniale e eh, gli americani vedevano il potenziale aumento di una presenza europea, eh, monarchico e imperiale vicino ai loro confini come una minaccia all'indipendenza degli Stati Uniti. Da lì passiamo a una tradizione attivista di destino manifesto. Eh, destino manifesto non è eh, una policy, è un sentimento, non è mai eh, diciamo, recepita in, in un documento governativo ufficiale, però il concetto è che lo sviluppo di questo grande esperimento di libertà e autogoverno federale eh, diciamo, sia destinato a espandersi perché essendo una cosa buona non può essere tenuta solo per noi. No? Qui siamo già alla metà dell'Ottocento e quindi stanno crescendo le ambizioni, si è consolidato il paese, eccetera. L'ultimo è quello dell'idealismo wilsoniano. O, internazionalista dove ci si dice che anche noi dobbiamo osservare i principi del diritto e di un comportamento diciamo sportivo equo eh, queste tradizioni ci sono un po tutte ancora oggi si mescolano un po carsica ogni tanto qualcuna prevale ma sono quattro aspetti che ci sono poi naturalmente c'è l'eccezionalismo L'eccezionalismo è un tema che è inventato proprio da Tocqueville nel 1831, e questo eccezionalismo lo possiamo leggere in due accezioni: eccezionale nel senso di superiore, una prestazione eccezionale, eccetera, ma anche l'eccezione, appunto, ciò che è diverso dalle regole. No? Come il proverbio, ogni regola ha la sua eccezione. Ecco, in questo eccezionalismo ci sono entrambe, no? c'è um, eh, questa idea di essere migliori, di essere superiori agli altri, che le regole si applicano diversamente agli Stati Uniti, eccetera. Un tema che giustamente è stato criticato comprensibilmente dai competitori politici come l'Unione Sovietica e stato reso molto popolare eh, da Reagan e, eh, come dire... Trump ha tentato di mettere al centro è però un uh, problema grosso perché rende difficile i rapporti con gli altri partire dall'idea come dice che sono tutt'altro vignette americane eh, non eh, gli avversari stranieri, no? però ecco partire dal fatto che noi siamo sempre il numero uno rende piuttosto difficile trattare con gli altri che magari lo sanno pure però non vorrebbero che gli venisse così sbattuto in faccia eccetera uh, poi gli Stati Uniti sono il prototipo della superpotenza, ehm, ottenuta attraverso alleanze strutturate, attraverso rapporti strutturati, in grado di influenzare altri paesi attori anche attraverso il soft power. E questo l'abbiamo sentito dire nel discorso di ehm, Biden, di accettazione, quando parlava non solo dell'esempio della potenza americana, ma della potenza dell'esempio americano. Quindi di guidare non necessariamente con la forza militare, ma anche eh, diciamo, dimostrando come si interpretano le regole, come eh, si vuole eh, giocare, eccetera. Certo è che nella definizione di superpotenza ci sono aspetti di dimensioni che gli Stati Uniti hanno intrinsecamente, di capacità e qualità della forza che hanno e della indipendenza in numerose nell'approvvigionamento ehm, di materie critiche. Quindi gli Stati Uniti. Oggi sono, ad esempio, indipendenti sotto il profilo energetico. Non debbono importare, tant'è che eh, sotto la presenza Trump si discuteva se si potesse vendere parte delle riserve strategiche di petrolio proprio perché eh, ce n'è meno bisogno di prima. Ovviamente su questa indipendenza energetica si innestano anche degli aspetti esempio, ambientali perché eh, la possibilità di estrarre... Eh, idrocarburi dalle sabbie imbevute eccetera ha un impatto notevole sull'ambiente quindi anche lì c'è una valutazione da fare fino a che punto spingersi con l'indipendenza fino a che punto accettare il costo ambientale eh, di una cosa appunto la non ricattabilità energetica è di per sé è buona eh, andiamo avanti vediamo ecco qua um, uh. Durante la guerra fredda gli Stati Uniti avevano guidato soprattutto sul consenso, quindi eh, raccogliendo intorno a sé eh, paesi amici e eh, convincendoli, quindi la costruzione di istituzioni internazionali come le Nazioni Unite, alleanze di lungo periodo, NATO, SEATO, il patto di Rio, eccetera, l'idea di una difesa reciproca come l'articolo 5 della NATO che... È quello dei tre moschettieri, tutti per uno, uno per tutti. L'attacco ad un paese viene considerato attacco a tutti in forma automatica, quindi rimuovendo la discrezionalità che, se vi ricordate, è quella che è un po' eh, invece utilizzato diciamo, le indecisioni eh, dei paesi europei nel difendere i propri alleati. Non che hanno consentito eh, l'espansione tedesca nel periodo prima della seconda guerra mondiale. Quindi la NATO nasce con questa funzione. Deterrente anche e più una serie di trattati. Um, ecco, questo qui era l'architettura sulla quale si basava, si appoggiava l'importanza degli Stati Uniti come superpotenza. Uh, sì, risorse nostre, ma anche degli alleati che uh, sono alleati e non soggetti, stanno con noi perché vogliono esserlo. Dunque. Ecco qui. Dopo la guerra, gli Stati Uniti diventano l'unica Iperpotenza, del il crollo del muro, un trionfo. Una, da un lato, la capacità di attirare nuovi alleati, quindi, noi pensiamo, dall'Europa all'espansione della NATO, ma in generale, l'idea che ci sia una sola potenza egemone attira molti altri. Si giunge a parlare, tra l'altro, forzando le sue espressioni e attaccandosi solo al titolo senza aver letto il libro. Ma di fine della storia, prendendo parte di un saggio eh, di Francis Fukuyama, e incomincia a esserci. Diciamo un ripensamento delle relazioni internazionali. Se prima per difendersi bisognava intervenire, bisogna essere attivi, adesso che abbiamo vinto, che non ci sono più avversari, possiamo anche isolarci. Quindi inizia un ripensamento che è culminato poi in Trump, il discorso di ritirarsi dagli impegni all'estero, eccetera. Sono passati in realtà 25 anni, un quarto di secolo prima che queste... Diciamo eh, conseguenze si vedessero, quindi anche quello viene da lontano. No? Eh, e abbiamo quindi dei poli interpretativi, delle cose diverse, ad esempio, entrambe negative, eh, attenzione, l'unilateralismo, faccio tutto da solo, ma anche l'eccessiva espansione imperiale, cioè penso di poter fare tutto. E ovviamente, siccome le risorse sono comunque in quantità non infinita. Eh, delle volte gli imperi si espandono più di quanto poi possono permettersi, quindi tra questi due poli negativi in mezzo da qualche parte si cerca una risposta. L'ultima riga, ehm, Brain versus Brawn, il cervello o la forza, no? quindi anche qui il convincere gli alleati, gli amici, eccetera, oppure imporsi. Ovviamente negli ultimi anni abbiamo assistito più all'imposizione brutale che non al convincimento ma sono due tendenze anche le sono sempre state. Va bene Trump eh, cioè, suo unico mandato è finito vediamo cosa ne rimane. Mm? Di sicuro in casa rimane una corte suprema a maggioranza conservatrice. Eh, la corte suprema ha un, una grande importanza nella società americana non solo sotto il profilo delle decisioni della giurisprudenza, ma anche per il fatto che le nomine sono a vita e quindi se vengono nominati giudici giovani, eh, possono continuare in qualche modo il lavoro di chi li ha nominati per molti decenni. Tanto per capirci, gli ultimi eh, giudici della Corte Suprema nominati da eh, Roosevelt, sono arrivati fino alla fine degli anni 60, quando il presidente era morto da un quarto di secolo. Ecco, per capirci. No? Quindi, non è tanto l'impatto immediato, quanto che, essendo fissato per legge a nove la composizione del collegio, eh, l'avvicendamento è molto lento. E eh, diciamo che negli ultimi anni è prevalso questo utilizzo molto politicizzato, dove l'età giovane forse ha pesato più della diciamo, fine capacità giuridica proprio per bloccare dei posti per lungo tempo. La stessa strategia eh, riguarda i giudici federali. Ora, anche qui noi facciamo fatica, dalla prospettiva soprattutto italiana, a ricordarci che ci sono due sistemi giudiziari, in realtà ce ne sono 51 negli Stati Uniti, i sistemi giudiziari, perché ogni Stato ha il suo con una carriera propria. Si entra e si diventa diciamo o pubblico ministero o giudice, ma in una struttura dello Stato di New York, dello Stato della California, dello Stato del Nebraska, oppure in quello stesso Nebraska, California, New York, c'è un tribunale federale. Ci sono dei reati che sono di competenza statale e ci sono dei reati che sono di competenza federale. Eh, è complicata la cosa, ma per dire, visto che parliamo di elezioni, le leggi elettorali, la meccanica della legge elettorale è di competenza dello Stato. Il fatto di accettare il voto postale, del quale si è tanto discusso in questo periodo, dipende dal singolo Stato. C'è chi lo accetta solo per gli americani all'estero e c'è chi invece pensa sia un'ottima idea per quei cittadini che sono anziani o abitano in e non vogliono andare a votare. Questo lo decide lo Stato. Eh, Tant'è che abbiamo, avuto, abbiamo assistito a uno stranissimo ricorso, respinto subito, mancava proprio il fumus, eh, dove il Texas... Ha cercato di far invalidare il voto della Pennsylvania dicendo che la legge elettorale della Pennsylvania danneggia gli interessi dei cittadini del Texas. Gli hanno detto: Purtroppo è competenza statale, portatela a casa, nemmeno l'apriamo la causa perché non la puoi fare. Però è indicativo, eh, se volete, un paradosso opposto: la competenza sull'omicidio dipende dal morto, il morto normale è competenza statale. Se ammazzo un postino che è dipendente federale, è competenza federale, quindi cambia il tribunale. Quindi, eh, sistema complicato. Eh, Trump ha nominato circa 300 giudici federali conservatori, quindi anche lì ha bloccato, ha messo dentro e questa posizione eh, continuerà, questa dominazione, diciamo, della sua parte continuerà vita naturale. Durante sono state abbassate molte protezioni per l'ambiente e su questo avete visto che alcune, ma solo alcune, sono state ripristinate o attenuate da Biden attraverso decreti presidenziali. Cioè gli executive order non sono ordini da eseguire, sono ordini dell'esecutivo, la cosa più vicina a noi è un DPCM, eh, dove ci sono margini interpretativi, margini di applicazione da parte della struttura, si può intervenire con l'executive order. L'altra cosa che si eredita purtroppo è la politica nazionale interna violenta, polarizzata. Gli scontri che abbiamo visto a Washington sono soltanto gli ultimi di una serie che abbiamo visto eh, non sono tanto d'accordo su entrambe le parti, perché un conto sono manifestazioni che possono anche avere. Come dire, dei problemi, degli aspetti di ordine pubblico perché chiaramente grandi masse di persone possono creare disordini. Altro è che scende in piazza col giubbetto antiproiettile dell'M16 e poi c'è una gran voglia di usarlo. Il eh, Ku Klux Klan eh, è brutta gente e non mi sento di diciamo, sposare l'equivalenza che ha fatto Trump. Ci sono brave persone da entrambe le parti. Con Ku Klux Klan non ci sono brave persone, purtroppo. È inutile. Andarci avanti. Stile di governo. Eh, ecco, questo qui. Mh, Trump eh, abbiamo sentito anche nel suo discorso finale ave, eh, in cui ha ringraziato no, lì alla base di Andrews partendo tre volte la famiglia. I miei familiari hanno lavorato tanto, ci sono impegnati tanto. Eh, in realtà, eh, ecco, Trump ha scelto più eh, lealtà che struttura, persone fedeli anziché persone competenti. Aveva eh, diciamo spesso un approccio istintivo, gut, la pancia, anziché con l'analisi, e eh, un discreto livello di, come dire, non rispetto delle regole, sia di quelle convenzionali, che si può discutere quanto vadano rispettate, sia di quelle scritte, che invece è eh, abbastanza obbligatorio. E questa sua promozione o, come dire, eh, tolleranza della violenza, anche quella forse la verità più difficile per Trump, per Trump per Biden oltre a superare questa cultura della violenza eccetera è proprio l'ultima cioè il fatto che essendosi reso molto molto difficile il clima interno nei ministeri no? Nel, nei dipartimenti cioè nei ministeri e in molte agenzie persone più capaci se ne sono andate in Particolare, il primo anno le dimissioni eh, all'interno in del Dipartimento di Stato, che verrà chiamato a cercare di ricostruire i rapporti con gli alleati, furono eh, a dei livelli record. ci è andato il 20% del personale, diciamo, eh, direttivo. Quindi, cioè, dei danni grossi alla struttura. E non è soltanto il problema di cambiare. L'indirizzo, di dire al eh, diciamo, questo governo avrà una linea politica diversa da quello precedente, quello va benissimo, non è il problema. Ma che cominciano ad esserci le persone tecnicamente competenti per applicare queste, ehm, queste normative, eh, con dei casi abbastanza divertenti, insomma. di eh, Ad esempio, una de delle istituzioni americane, che beh, molti credo che anche qui in Italia abbiamo ascoltato, cioè. Uh, Voice of America o Radio Free Europe, a seconda di dove si è. Io ricordo che papà a casa si sintonizzava su quello per sentire le partite di baseball prima che si potessero sentire via internet o guardare sui canali satellitari. C'è stato messo uh, come dire, a capo di questa ente un um, dirigente che veniva dall'industria dei cartoni animati, non un giornalista, non. Eh, questo rende poi difficile mantenere la credibilità e la competenza, e poi, appunto, i giornalisti bravi se ne vanno, eccetera, e ci si trova con una voice of America che, in tutta l'Europa orientale, è sempre stata molto ascoltata, ha sempre avuto una grande importanza, non più credibile. Eh, Covid. Indubbiamente, l'operazione Warp Speed, eh, termine preso dalla serie televisiva Star Trek. Che in italiano nemmeno si traduce Warp perché non c'è il termine, dicono velocità Warp, eccetera. Ha aiutato a sviluppare questi vaccini a tempo di record, ma purtroppo, eh, essendo fuori, diciamo, sganciato lo sviluppo del vaccino da un piano complessivo, da una visione, diciamo, olistica, siamo a oltre 400.000 morti in crescita. Tant'è che ieri Biden ha detto, signori, alla fine del mese ne saranno 500.000 perché. Il conto è presto fatto a 3-4 mila al giorno in 30 giorni fra un mese siamo a mezzo milione che è più delle perdite americane della seconda guerra mondiale ha contribuito a far diffondere il virus eccetera quindi questa è una eredità che purtroppo è rimasta con tutta una serie di danni collaterali eh, ai quali non sarà facilissimo porre rimedio. No? Danni nelle relazioni internazionali, quello del segretario di Stato Mike Pompeo che una delle cose più surreali, più divertenti degli ultimi giorni, diciamo, dell'amministrazione uscente ha dovuto annullare un tour, una visita in Europa perché il primo ministro del Lussemburgo si è rifiutato di riceverlo. Ora, del Lussemburgo, non stiamo parlando esattamente di una potenza internazionale, più alcuni altri funzionari dell'Unione Europea, eccetera, hanno detto: però Non ti vogliamo ricevere, no? Ora, questa è una delle conseguenze purtroppo negative insieme a quello che dicevamo, la fuga di, di talenti dal Dipartimento di Stato, ma il danno creato proprio nel rapporto quotidiano, a prescindere da ciò che c'è sul tavolo da discutere, è una eredità che Biden dovrà affrontare e non sarà facile. L'Europa, abbiamo visto sta premendo il piede sull'acceleratore francese però il concetto è diffuso sulla necessità di un'autonomia strategica proprio perché si è avuta la percezione di non potersi più fidare con la scatola chiusa degli americani quindi eh, questa disruption che era stata adottata come modo per diciamo, redistribuire le carte ha eh, Fatto arrabbiare gli alleati tradizionali, e eh, adesso si ritorce contro gli Stati Uniti che dovranno ricostruire questo. Allora, ehm, ecco il passaggio: qui, eh, io uso questa immagine perché a questo punto mi rendo conto che sto parlando un po' e ci si annoia. Ma fondamentalmente, le alleanze sono dei matrimoni stabili. Gli Stati Uniti post-muro, non soltanto Trump, ma eh, lui l'ha accelerato, l'ha reso evidente preferiscono eh, come dire, le amiche per una sera, no eh, non vogliono impegni duraturi, in questo lo vediamo simile un po' alla dottrina Washington, non vogliamo avere rapporti politici permanenti e cominciano a vedere gli alleati solo come fornitori di truppe, però legate a un disegno americano, come fornitori di basi necessarie per raggiungere tutto il mondo. Questo diventerà sempre più difficile. Eh, Incomincia a esserci diciamo, una simmetria tra eh, diciamo, gli impegni delle due parti, cosa mi impegno a fare io e eh, cosa invece voglio ricevere. E si passa dalle alleanze alle coalizioni. Quindi, mentre alleanze sono appunto durature, le coalizioni sono qualcosa che creo di volta in volta, no? la famosa coalition of the willing, la coalizione. Dei disponibili, dei volenterosi, eccetera. Da qui vengono difficoltà nei programmi multinazionali. Quello, non a caso, la foto di quel missile che c'è lì. Quello era il MEAZ, un intercettore balistico, eccetera. C'è anche la bandiera italiana e tedesca. Quando poi gli americani si sono tirati fuori, noi siamo rimasti eh, appesi, avendo investito, diciamo, parte cospicua dei nostri non cospicui fondi di ricerca, eccetera, in quel settore, e siamo rimasti senza il prodotto. ora il gatto che si è scottato ha paura dell'acqua fredda quindi il prossimo giro non sarà con gli americani quindi questa totale disruption dei rapporti eh, si ritorcerà contro gli Stati Uniti ed è uno degli ostacoli appunto, che eh, la nuova amministrazione dovrà fare. Attenzione, questo non è Trumpiano Trump ha probabilmente evidenziato in maniera brutale ma è una tendenza delle mani libere di voler mettere in primo piano l'interesse americano una tendenza costante, solo che resa brutale, rende molto difficile il potersi eh, fidare, hm? il potersi voler legare il proprio destino a loro. Non è un caso, se volete, che anche i paesi europei come l'Italia e eh, la Gran Bretagna, che hanno aderito molto volentieri e hanno fatto bene al programma F35, per il post F35 vogliono dotarsi di un prodotto europeo: il Tempest. Proprio per avere questa autonomia, per non dipendere dagli americani. Eh, Nato, noi siamo tutti contenti, siamo cresciuti sotto l'ombrello della Nato, ci ha difeso, ci ha aiutato, eccetera, eccetera, ma la Nato è stata duramente scossa. Vedete la foto del segretario generale della Nato a Washington, eh, a Trump, eccetera. Vedete l'attenzione in quella foto, non si capisce se Stoltenberg lì sia il professore che sta rimproverando lo studente che non ha risposto bene all'esame. O il contrario, però non è una scena rilassata, al contrario di quella sotto di amicizia, con, eh, con Erdogan, dove appunto c'è un rapporto tra diciamo, uomini forti, a persone che hanno una visione di forza della cosa, eh, qui vedete una serie. Quindi, la Nato è in difficoltà, non da ultimo, perché Trump ha detto un paio di volte che non è mica detto che poi l'articolo 5 noi lo applichiamo. Quindi eh, ci lascia con eh, uno dei pilastri della nostra difesa, ma che è anche un pilastro della difesa americana, perché tutto sommato coinvolge gli europei nella proiezione di interessi americani sul vecchio continente. Senza NATO o si accetta di non avere più voce in capitolo in Europa o tocca fare tutta una serie di accordi separati, eccetera, più onerosi, più complicati, più soggetti alla volontà dei singoli paesi. L'Europa è però la stessa cosa, Trump ha sostenuto vari movimenti di destra con conseguenze deleterie. La Brexit è una di quelle, non è un caso che da noi alcune formazioni politiche si siano esplicitamente ispirate fino al punto di farsi tenere corsi di formazione politica da Bannon, eccetera, eccetera, e altri paesi ancora. Quindi questo. Anche qui va a disarticolare un blocco occidentale che, con tutti i suoi infiniti più uno limiti, è comunque una costruzione collettiva che eh, dà eh, un quadro di riferimento certo e stabile, del quale si può poi avere bisogno. No? E eh, ci sono in questo quadro, oltre alle tensioni diciamo normali, fisiologiche, eccetera, anche alcuni gesti gratuiti. Per esempio, quello vi ricorderete di non voler riconoscere lo status dell'ambasciatore dell'Unione Europea eh, a Washington? No, qui proprio offese gratuite che non portano eh, alcun beneficio, ma anzi creano quel malessere, quel malumore che poi si pagherà eh, a qualche tavolo di trattative non è appena possibile. Eh, L'altra domanda è quello se questa disruption sia semplicemente una, diciamo. Un cambiamento o una distruzione, perché eh, da soli diciamo, in uno scenario non cooperativo, un attore singolare deve eh, poter sfidare gli avversari uno per uno e non tutti insieme. Per quello c'è cioè, eh, gli orazzi e i curiazzi. No? Sì, se riesco a farli fuori uno a affrontarli uno per uno, posso ancora vincere. Però non è detto. Quindi, rinunciare alle alleanze stabili. Eh, rende molto più difficile eh, in un mondo globale in cui oltretutto gli attori potenzialmente forti o pericolosi, eccetera, si moltiplicano, non si riducono, rende sempre più difficile affrontarli in chiave unilaterale. Questo è vero anche a casa, anche sul fronte interno. Eh, appoggiarsi su un unico gruppo, e sappiamo qual è diciamo, la demografia principale degli elettori trampiani, che sono... Maschi bianchi di una certa fascia d'età senza istruzione superiore, senza che non hanno fatto l'università, che ha consentito di vincere anche, diciamo, soprattutto a livello locale, a livello degli stati, eccetera. Ma la, i trend demografici ci dicono che i bianchi, nel giro di una generazione, saranno maggioranza relativa e assoluta. Ora, il discorso: se io insulto tutti i vicini, poi alla riunione di condominio difficilmente li convinco di una cosa che è nell'interesse di tutti perché ce l'hanno con me. Quindi, eh, questa idea di, diciamo unilaterale non cooperativa è una realtà molto pericolosa. Eh, che diciamo può essere illusoriamente utile finché si è forti, ma visto che il margine è piuttosto ridotto, non è detto che eh, regga. Non è un caso che si parli già di crisi del partito repubblicano che potrebbe andare verso una spaccatura eh, tra diciamo, i moderati che pensano a quello che gli americani chiamano big tent, no? la tenda larga, cioè che accoglie molta gente, e quelli che invece vogliono una cosa più identitaria, ma eh, necessariamente più eh, ristretta. No? E quindi tutto, cioè tutte le conseguenze che questo ci porta in politica estera verso l'europea, la Cina, la Russia e tutta la discussione se convenga fare... Eh, una serie di piccoli accordi bilaterali oppure grandi accordi strategici. Eh, A proposito di accordi, avete visto che disperatamente, proprio per concretizzare tutta questa aria fritta che vi sto dicendo, ma tra le prime azioni di Biden c'è stato di chiedere alla Russia di prorogare l'unico trattato ancora in vigore per la limitazione degli armamenti strategici, il New START, che scade il 5 febbraio, chiedere la proroga di cinque anni. Non è che la scadenza si arriva all'improvviso, ma Trump non voleva prorogarlo perché lo vedeva limitativo nei confronti della Cina. Cioè, Stati Uniti e Russia concordano l'uno contro l'altro di avere certi tetti, bello. La Cina che non firma il trattato fa quello che vuole e alla fine frega gli Stati Uniti. Il tentativo di coinvolgere la Cina ha portato a mangiarsi tutto il tempo dei negoziati e adesso Biden è lì. Biden, nel senso degli Stati Uniti, in questo caso, col cappello in mano a chiedere una proroga non avendo il tempo per trattare. Quindi eh, la logica degli accordi, diciamo, limitati, degli accordi fuori da un rapporto complessivo, eccetera, eccetera, è eh, sempre molto rischiosa. Bene, sfide per Biden e oltre. Allora, tanto tempo e... Tante cose e tanto poco tempo. Lì vedete appunto l'inaugurazione di Biden, sotto vedete queste milizie armate che prima di prendere d'assalto il Campidoglio a Washington avevano già preso assalto. Mi sembra in Michigan il parlamento locale. Lì era stato veramente traumatico vedere miliziani armati dentro l'aula. Ecco, veramente traumatico. L'idea di healing, di risanare, eccetera, eccetera, è una sfida che. Ovviamente non può coinvolgere solo i vertici dell'amministrazione, è un messaggio che deve essere diffuso a tutti, è una sfida molto molto difficile. Forse è un po' più facile quello di disinnescare questi discorsi di seconda guerra civile che alcune di queste milizie hanno fatto, anche qui le intercettazioni, i loro social, eccetera, che sono stati acquisiti dall'FBI nelle prime fasi di indagini. Rivela queste conversazioni molto aperte, dobbiamo arrivare a una nuova guerra civile. Ecco, forse quella è più facile. Difficile sarà ricostruire la fiducia nel governo, nell'amministrazione pubblica, perché al di là delle forme estreme, violente, che forse si riescono a controllare, la sfiducia verso il settore pubblico viene da lontano. Vi ricorderete la battuta di Reagan che diceva che il governo era parte del problema e non della soluzione. Quindi, anche qui è per dire che se noi ci colpisce, io sono traumatizzato personalmente dalle immagini di milizie in piazza. Il problema culturale retrostante è di 40 anni fa, non è nato oggi. E quindi pensare che Biden, quali che siano le sue capacità, quali che siano le capacità del suo staff, del suo gabinetto, eccetera, possa in quattro anni invertire una tendenza che è quasi di mezzo secolo penso sia un eccesso di ottimismo. Ridurre le diseguaglianze, questo eh, è un impegno di campagna elettorale, può darsi che eh, ci si riesca, sarebbe molto importante perché probabilmente andrebbe a disinnescare alcune tensioni. Quindi eh, non solo è una buona cosa ridurre la diseguaglianza, ma è una cosa utile, che è diverso. Tra, per esempio, tra le promesse fatte in campagna elettorale c'è quella di alzare eh, lo, la paga oraria minima. Negli Stati Uniti c'è questo fenomeno piuttosto triste di persone che hanno contratti di lavoro dipendenti a tempo pieno, eccetera, ma insufficienti eh, per eh, uscire diciamo, dalla soglia di povertà o per mantenere una famiglia. E poi naturalmente il Covid. Um, sfide nel partito. ecco eh, Anche Time ha messo eh, la parola heal, il tempo di guarire, della guarigione. Eh, nel partito riuscire a tenere insieme centristi e progressisti. E adesso abbiamo parlato mai dei repubblicani, caratterizzandoli con i loro estremisti, per carità, armatico, cruciale, eccetera, come separati dai moderati. Ma mutati, smutandi, lo stesso problema c'era il Partito Democratico, meno estremo forse, perché io oggettivamente non riesco a aver paura di Bernie Sanders, che è un banale socialdemocratico europeo, eh, però indubbiamente la unità o disunità del partito ha eh, conseguenze politiche importanti e quindi Biden dovrà eh, dare un colpo al cerchio nella botte per tenere insieme le due anime, dovrà fare delle cose su un'agenda progressista e fare delle altre su un'agenda centrista per non eh, disamorare, per non perdere quella parte dell'elettorato. Quindi, eh, se, volete, se volete, questo si vede bene nel candidato che stanno confermando adesso proprio. Alla difesa che è un militare e già che è una democrazia sia la seconda volta che mette in pochi anni un militare a capo della difesa non è incoraggiantissimo, però è un militare nero quindi è un simbolo: è il primo nero a capo del Dipartimento della Difesa, il primo... quindi vedete questo tipo di eh, compromessi. Problema delle modeste maggioranze: il Senato è in pareggio e eh, la Camera eh, è una maggioranza di pochi seggi. Perché questo è un problema serio? Perché si vota fra due anni, la Camera viene rinnovata al 100% ogni due anni, quindi siamo già in campagna elettorale, il Senato viene rinnovato di un terzo, non mi ricordo quanti, mai tutti e due i senatori di uno stesso Stato nella stessa elezione, però insomma 33 seggi vanno in gara fra due anni. Quindi anche lì c'è il rischio che premendo troppo su un'agenda... Diciamo progressista, si facciano scappare i centristi e si prendano legnate fra due anni. Ma anche il contrario, un'agenda troppo cauta potrebbe far scappare i progressisti e arrivano legnate fra due anni. Eh, non ci dimentichiamo che Obama, che stravinse rispetto a, a Biden, buttò via quell'enorme consenso con l'eccessiva cautela dei primi sei mesi. Perse l'inizio di è stato eletto per fronteggiare la crisi finanziaria passò l'immagine, il messaggio che fosse troppo vicino ai, diciamo, ai poteri forti eh, di Wall Street, dopo sei mesi aveva perso completamente l'abbrivio. L'altra sfida interna è quella di costruire Commola Harris come candidata per il 2024. Biden ha già 77 anni, ehm, ha già detto che non correrà per un secondo mandato, eh, ovviamente. Sarebbe molto difficile per i democratici candidare qualcuno fuori dall'amministrazione Biden, perché sarebbe un'auto sconfessarsi, e quindi bisogna che la Harris, pur facendo il ruolo di ruota di scorta del presidente, perché quello è il ruolo del vicepresidente, cresca abbastanza, metta via abbastanza popolarità da essere poi un candidato credibile nel 2024. Questo a prescindere dal fatto che Trump riesca a correre o meno anche lui, no? Quindi molto complicata questa equazione politica interna. Poi sul fronte internazionale, riparare le alleanze tradizionali, ricostruire la fiducia negli Stati Uniti e separare gli obiettivi di politica, talvolta sgradevoli, perché oggettivamente per l'Europa trovarsi in secondo piano rispetto all'Oriente negli interessi degli Stati Uniti non è piacevole, ma l'ha già detto Obama. Il pivot to the East non è una novità. Quindi tocca dirlo, ma tocca dirlo in una maniera diciamo, collaborativa, in una maniera accettabile e non siete inutili, arrangiatevi, fregatevi, io me ne vado in Cina che mi interessa di più. Ecco. Questo non sarà facile perché alcune di queste politiche di medio-lungo termine sono oggettivamente per taluni alleati non gradevoli e verrà a separare appunto, la sostanza da, uh, dalla forma. Fine. Poi capire qual è il ruolo degli Stati Uniti nel XXI secolo, perché negli ultimi anni ci sono state sconfitte significative in termini di influenza internazionale, dell'economia, di attacchi cibernetici, pensiamo a quella cosa incredibile di Solar Wings proprio in queste settimane, eccetera, e il problema delle guerre asimmetriche o delle guerre eh, tra la gente. Quindi eh, Joseph Nye, che è il decano degli studi di relazioni internazionali americane che vent'anni fa, 25 anni fa ha pubblicato un libro che si chiama Bound to lead, obbligati a guidare, adesso ci ha ripensato e il suo libro di 3-4 anni fa è è finito il secolo americano? È finito il secolo dominato dagli Stati Uniti? Ecco, questa è una domanda difficile, una domanda che anche alla base del Making America Great Again, dell'America First, eccetera, eccetera. Cioè non è un tema banale, non è un tema che dipende interamente da Biden, però è un tema sul tavolo, definire il nostro posto nel mondo e come vogliamo arrivarci. Eh, ovviamente c'è una scuola di realismo che dice usare la forza solo per gli interessi vitali, stare fuori dalle piccole guerre, riorientarci dalle guerre asimmetriche alla competizione fra grandi potenze e poi utilizzare o le... Eh, diciamo gli attacchi cibernetici o il potere aereo per fare eh, per risolvere problemi specifici. Lì, avete visto ci ho messo anche un adesivo, una battuta. Ma insomma, quella è una visione molto diffusa. No? Mm, trattate bene gli americani: interverremo militarmente. La scuola realista dice: No, questo non si fa, si fa solo nei casi disperati, nei casi in cui veramente toccano un interesse vitale. Alcuni aspetti di sicurezza, eh, ecco. Eh, siamo sicuri che per gli Stati Uniti preferiscono molto spesso gli approcci tecnologici, gli approcci sofisticati, forse perché sono più facili da modellizzare. È più facile comparare le prestazioni di un aeroplano che non eh, quello che penso io a quello che pensa Paolo Agnoli dall'altra parte dello schermo. E se moltiplichiamo eh, le persone. Per grandi numeri il comportamento, le scelte, eccetera, sono estremamente difficili da utilizzare, mentre l'effetto di un missile su un obiettivo è ragionevolmente facile da comprendere. No? Quindi la tendenza a preferire guerre simmetriche, guerre di grandi potenze, guerre diciamo tradizionali è, è estremamente molto forte. Um, Vabbè, qui ci sono alcuni programmi, quello che forse ci riusci di più è la creazione della Space Force, quindi la proiezione della potenza militare anche nello spazio, sopra c'è un'immagine di guerre cibernetiche, eccetera. La Cina come nuovo avversario di riferimento, questo non cambierà con Biden. Gli studi della National Defense University dalla fine degli anni 90, che preconizzano Scontri anche armati con la Cina proprio per la politica di espansione e di egemonia della, cena, della Cina. La Cina oltretutto ha il grande vantaggio di una visione di lungo periodo, di lungo termine, eh, che negli Stati Uniti con tutte queste elezioni ogni 2-4 anni è estremamente difficile mantenere. Abbiamo una fortissima crescita tecnologica della Cina, in parte eh, diciamo, autosviluppata, in parte eh, acquistata o rubata. Ma abbiamo cosa che noi qui percepiamo poco: un'espansione dell'influenza cinese in Africa e America Latina. Eh, attraverso prestiti agevolati, attraverso cessioni eh, di mezzi, di eh, infrastrutture a prezzi agevolati o fatti costruire da imprese cinesi, eccetera. E abbiamo addirittura mh, il land grab, l'acquisto di terra, di terreni, di territori vastissimi, soprattutto in Africa. E per le materie prime e per le superfici coltivabili, e comunque non esiste al momento un'opposizione, un contrasto credibile americano a queste cose. Mentre tutti sappiamo del braccio di ferro sul 5G, su Huawei, sull'ANGLEB e su tutte queste cose molto più sfumate, molto meno visibili, eh, non abbiamo perché. La Cina è in grado di fare, abbiamo già detto il 5G, ma anche altre iniziative, quando, la nuova Via della Seta, no? grandi collegamenti, eccetera. Qual è un'iniziativa statunitense paragonabili? La metafora massima che si usa è un altro piano Marshall, ma non si sa quali siano i contenuti, ma un'iniziativa strategica americana competitiva con la Cina eh, non c'è. C'è al massimo il discorso di non mettete il 5G di Huawei. No? In più la Cina ha il grande vantaggio naturalmente di un ampio controllo statale sui media, sul web, eccetera, eccetera. Quindi va bene, ho finito praticamente, spero di non finire prima che esaurisca la vostra pazienza. Ecco, fino al 2022, quindi fino all'anno prossimo, quando diciamo, torno lì al CAS da fare un'altra lezione, vi dico, mie conclusioni, le mie previsioni è un po' di tirare a indovinare. Dunque, eh, non è stato Trump, non c'entra, eh, lì c'è un errore di battitura, it wasn't Trump, c'è diciamo, un genitivo sassone di troppo, it wasn't Trump. Le tendenze di lungo periodo in realtà non dipendono dalle singole amministrazioni, sono lì. Eh, di sicuro l'interdipendenza economica limita la leva politica degli Stati Uniti nel costringere altri a fare cose. È praticamente impossibile che gli Stati Uniti stiano davvero fuori dagli affari regionali perché come superpotenza hanno interessi regionali quasi ovunque. Per cui è difficile dire che un'America Latina cinese o un'Africa cinese non siano un problema o una sfida per il potere globale statunitense. In più il fatto che ci siano molteplici temi, molteplici attori, limita la possibilità di una politica focalizzata interamente coerente. Ogni tanto tocca avere rapporti con paesi e situazioni che sono in contrasto fra di loro. Ho alleati che mi trovo schierati da parte opposta e devo quadrare. Questo l'abbiamo visto molto bene in Medio Oriente in più di una situazione. Eh, cosa succede dopo la disruption, appunto? Cosa succede se la disruption non funziona? Quanto a lungo può durare la sfida mh, alla norma, la sfida all'ordine costituito, eccetera? E poi ci sono le cose che proprio non sappiamo, gli unknown unknowns, non le incognite note. L'equazione ce n'è una, io mi faccio i calcoli e so il valore di x. Sono incognite che nemmeno so che ci siano, perché sto andando in un territorio che non conosco. No? Quindi eh, questo qui è eh, un problema che prescinde, ma che c'è. Gli Stati Uniti non controllano le variabili, non controllano gli scenari, e quindi potrebbero trovarsi a affrontare situazioni impreviste. Nel 2021, io non credo che si arrivi al 90% convinto che non si trovino i 17 voti per una condanna a Trump con annesso, diciamo, divieto di candidarsi nel 2024. Qui è un po' complicato il discorso perché in realtà lui la barriera dei due terzi è stabilita per la rimozione dall'ufficio. Non essendo più in carica, può darsi che qualcuno dica che bastino 51 voti per una pena diversa dalla rimozione. Però secondo me non si riuscirà a impedirgli di ricandidarsi, diciamo, per via eh, legale. Non si dovrebbero liberare posti alla Corte Suprema, quindi i democratici non riusciranno a cambiare eh, gli equilibri, non ci sono i voti per riforme elettorali. E dico sia per imporre, come dicevamo prima, una legge federale che uniformi eh, diciamo, le norme in tutti e 50 gli stati, ma nemmeno quello che abbiamo sentito nel dibattito politico di chi auspicava il superamento di questo metodo arcaico del collegio elettorale non ci stanno i voti eh, il paese all'80% rimane diviso non sarà certo in un anno che si saneranno queste ferite l'abbiamo già visto, questa è una previsione facile che Biden si sta riorientando verso politiche obamiane sia perché eh, gli ideali sono gli stessi sia perché, se avete visto, le nomine sono eh, quasi tutte promozioni di persone che già hanno avuto incarichi significativi nell'amministrazione sì, obama la conferenza, scusami Ehm, I repubblicani si batteranno, secondo me, con forza contro le nomine di eh, Biden. Questo lo vediamo nel prossimo mese, se accade, però già avete visto che eh, a 3-4 giorni dall'insediamento dall ancora non sono stati confermati nemmeno i ruoli chiave difesa, homeland security, eccetera, molti dei quali per tradizione passano all'unanimità per alzata di mano. Quindi sarà difficile. Il Partito Repubblicano non si spacca, secondo me, al 75%. Eh, Biden, secondo me, eh, propenderà più verso il centro e quindi c'è una discreta probabilità che eh, lasci insoddisfatti i progressisti. Trump continuerà a esercitare influenza contro il Partito Repubblicano. Lo vedete in Mitch McConnell che da un lato... Ha detto, il capo gruppo diciamo al Senato, ha detto che sì, forse Trump ha delle responsabilità, ha detto in un discorso ufficiale una dichiarazione di voto, quindi non eh, parlando alla sette, ma eh, eh, ha detto anche: però il processo iniziamo a febbraio, no? quindi da un lato un discorso possibilista, dall'altro subito una tattica del rinvio per mandare. Quindi il rapporto di Trump col partito, secondo me, eh, rimarrà ancora forte. Infine, direi che c'è una possibilità su due che non ci saranno indagini federali contro Trump. Questo perché? Perché proprio per evitare un'altra scena da, 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 da Repubblica delle Banane, come è stato l'assalto delle milizie al Campidoglio, credo che Biden non voglia scatenare i procuratori federali contro Trump, dando l'impressione di una vendetta personale. Io credo che non lo voglia fare, però questo non vuol dire che, ad esempio, a livello statale non accada. Lo stato di New York, che già ha un po' di procedimenti aperti per varie cose finanziarie, eccetera, potrebbe adesso che Trump non è più coperto di unità, andare avanti. Io ho dei dubbi sul fatto che, eh, nel, entro quest'anno, quindi prima che ritorni io nel gennaio 2022, ci sarà eh, un un rinvio a giudizio federale. Ecco, poi ho detto questa slide la fotografo e la metto all'inizio l'anno prossimo e dico, vedete, qui sono stato bravo, qui no, ci metto le crocette verdi e rosse e dico, ehm, mi do la pagella. Ecco, con questo ho finito, vi ringrazio per la pazienza e se c'è tempo e ci sono domande, sono qua. La ringrazio perché è stata veramente interessantissima. Eh, adesso però passo la parola a Marco Reggi che gestirà eh, le, le domande. Eh, ringrazio Stefano, ringrazio il professor Alleggi e l'amico Gregori per l'interessantissima eh, diciamo, conferenza che ha fatto. Eh, iniziamo adesso la sessione delle domande, tutti coloro che vogliono fare delle domande, hanno dei dubbi al professore lo possono fare liberamente. Il professore ci ha fatto vedere tanti aspetti, aspetti politici, sociali, religiosi, sia interni agli Stati Uniti, ma ovviamente anche nell'interfaccia degli Stati Uniti no, verso il mondo esterno. Abbiamo visto le collaborazioni con la Germania, l'Italia nel settore militare e non solo. Quindi ecco, lascio la parola a tutti coloro che vogliono fare delle domande. Farò il moderatore se sarà necessario, e magari presentandosi anche chi sono le persone che desiderano parlare. Apriamo quindi adesso la sessione di discussione libera col professore. Grazie. Sono Paolo Agnoli, buonasera sì. professore. Innanzitutto grazie per l'istruttiva presentazione eh, di cui condivido virtualmente anche tutti i commenti. Eh, volevo fare una domanda per spiegarmi, mh, dieci secondi, un commento sui problemi più diciamo così, estremi, quelli che re relativi al futuro della democrazia americana e addirittura di, di una possibile guerra civile. Ecco, io credo che qui in Italia soprattutto, ovviamente non mi riferisco a lei, ma alcuni giornalisti, eccetera, secondo me fanno l'errore di, come dire, confondere quello che è successo gravissimo da, al Parlamento americano, confondere queste persone, queste centinaia o migliaia di persone con... I 75 milioni di elettori di, di Trump. Io credo che sia giustissimo, come diceva lei, che non si possono mettere sullo stesso piano le masse che andavano a, a protestare per Black Lives Matter, anche quando ci sono state delle violenze. Assolutamente non possono essere messe sullo stesso piano di coloro che vanno armati ad assaltare il Parlamento. Però non bisogna fare lo stesso errore e non mi riferisco sicuramente a lei, non ne sono sicuro, ma alcuni giornalisti, alcuni italiani, che confondono i 75 milioni di elettori di Trump con quelle persone lì. Io ho molti parenti in America e molti votano, hanno votato per Trump, io non l'avrei fatto, loro sì, ma assolutamente sono traumatizzati anche loro di quello che è successo. La domanda è questa, non ne sono sicuro, ma sui social ho letto, questa è la domanda, che addirittura Trump si sarebbe rifiutato di dare il pardon cioè la grazia ad alcune di queste persone mentre ha dato la grazia a bennon e a tanti altri non ha dato la grazia a queste persone proprio perché eh, lui spera di potersi poi ripresentare nel partito repubblicano piuttosto nel partito dei patrioti e sa che a livello popolare eh, sul suo elettorato avrebbe pagato un prezzo non indifferente la, la ringrazio molto allora eh... La ringrazio per aver sollevato il discorso dei, delle grazie. Perché insomma, sono già molto. Disturbano molto queste 143 grazie. Perché ehm, lasciamo perdere dei casi che probabilmente avremo da tutti. E quella che a me diciamo, ha fatto piacere a modo suo è quella di Randy Cunningham, che è stato un asso dell'aviazione navale americana sul vietnam eccetera poi da questa popolarità eh, militare è entrato in politica è stato eletto l'hanno beccato con le tangenti è stato condannato ma dopo 15 anni di galera il popolo Randy Cunningham ha pagato ha capito la lezione può uscire sono molto più disturbato eh, dalla grazia a, eh, per esempio al fidanzato della spia russa butina lei eh, condannata tentava di penetrare il partito repubblicano per eh, diciamo, portarlo su posizioni putiniane eccetera l'hanno beccata l'hanno processata lui eh, il fidanzato americano di questa eh, bella spia russa è stato anche condannato gli ha ringraziato questo mi inquieta per esempio eh, il fatto di graziare prima di una condanna ha anche dei problemi eh, diciamo eh, giuridici non è che chiarissimo se si possa fare, è stato fatto con Bennon, ma eh, è indubbio che una parte dell'elettorato repubblicano quello diciamo law and order dell'interpretazione tradizionale non la gradirebbe io non sono così sicuro che però non, ver, non sarebbe credo a tanti altri, perché in effetti queste frange violente sono molto più numerose di quanto pensassimo. Ecco, quindi spero che sarei contento, ecco, se, se fossi sicuro che la condanna è vasta e unanime. Purtroppo non ne sono così, così certo. certo, non credo che siano 75 milioni. Poi alla fine in piazza erano 8 mila, era un numero relativamente modesto. No, però la minimizzazione, il discorso come si faceva anche qui da noi, dalla parte opposta, chi si ricorda gli anni di piombo, no? i compagni che sbagliano, siamo d'accordo sullo sbagliano, ma continuano a chiamarli compagni. Tutta questa presa di distanza rigida. Da queste frange violente pubblica aperta non c'è stata. Eh, è di oggi la notizia che eh, si pensa di aprire dei procedimenti disciplinari da parte del Parlamento verso il senatore Cruz e l'altro ehm, Holley perché diciamo hanno approvato queste violenze, hanno approvato la narrativa dell'elezione rubata che ha portato alle violenze. Quindi, sì, in linea di principio sono d'accordo, non tutti i 75 milioni, ma penso che non siano soltanto i 6-8 mila che stanno lì. E soprattutto la capacità di fermarli, di denunciarli, perché se andiamo a vedere Charlottesville nell'agosto 2017, era già successo. Khan che sfilava armato e c'è scappato anche lì il morto. Quindi eh, eppure questi continuano ad andare in giro. Continuano ad andare in giro, vengono approvati, ora forse senza la sanzione ufficiale del presidente, senza più i tweet che santificano, che glorificano, che approvano diciamo, ritorneranno a essere frange come dire un po' clandestine e non avranno quel brivido che gli viene dato dalla pubblicità ecco, questo forse, ecco, adesso concludo questa risposta un po' confusa ma forse quello che mi rassicura di più è che sono cretini perché uno non fa l'assalto al Parlamento e mette le immagini, lo streaming con la faccia senza maschera il più divertente è un nuotatore olimpionico perché effettivamente due medaglie d'oro nella staffetta le aveva prese che è andato ad assaltare con la maglietta della squadra olimpica col nome suo ricamato sopra Quell'altro che è andato col passi della ditta, che è stato ingrandito dal video, l'hanno identificato, l'hanno anche licenziato, se è per quello. Però ecco, mi consola di più la stupidità di questi, cioè che il diavolo fa le pentole che non i coperchi, piuttosto che pensare che siano soltanto loro. Ecco, io un po' di paura ce l'ho, detta sinteticamente. Grazie Gregori, e grazie anche al dottor Agnoli l'interessante domanda che abbiamo da parlare, ci di, 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 parlare di atomica si, con lui prima o poi no? Sì 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 di sviluppare anche altri temi di quello che è accaduto e lascio spazio ovviamente anche ad altre domande ma in attesa delle nuove domande ricordo anche che se posso quando, quando la professora toccare. Leggi ha fatto un intervento interessantissimo a Radio Vaticana relativamente alla pena di morte e e ha osservato come diciamo, sotto l'amministrazione Trump eh, diciamo, le, le, le esecuzioni siano molto aumentate. Quindi ci aspettiamo forse un cambiamento da, da, da parte dell'amministrazione Biden. Ma allo stesso tempo, lei, professore, ha detto, Gregori, tu hai detto che già siamo in campagna elettorale e che forse quattro anni non sono sufficienti a cambiare una storia che parte da Reagan 40 anni fa. Ecco, magari questo può essere un tema di interesse per nuove domande. Oltretutto quello che il professore ci ha illustrato nel corso della sua conferenza. Posso intervenire? Sì, sì, prego. Certamente. Allora, Gregory, innanzitutto grazie per la interessantissima presentazione, come sempre molto puntuale grazie. e molto precisa. Volevo chiedere questo, recentemente l'amministrazione americana ha ottenuto, diciamo, nel settore dei rapporti con l'estero qualche successo nel senso di avvicinare Israele ad alcuni paesi arabi. Dal tuo punto di vista, questo trend sarà in qualche modo inficiato nel prossimo futuro oppure sarà ulteriormente incrementato? E se sì, in che direzioni? Grazie la domanda. È molto interessante ehm, perché in effetti, diciamo, nella fase finale del periodo aveva ricevuto molta attenzione come... Uno dei pochi, diciamo, veri successi eh, in politica estera. Dal punto di vista concreto, è una formalizzazione di cose che già esistevano. Noi sappiamo che i paesi arabi moderati eh, facevano cose con Israele, si erano persino già incontrati un paio di volte in esercitazioni internazionali, quindi non proprio pubblicizzatissimo, però era lì. No? Um, la domanda è i prezzi pagati, quindi per esempio gli Emirati, eh, l'F-35. Quindi eh, come gesto di buona volontà, come incentivo, gli Stati Uniti gli sbloccano la fornitura di armamenti eh, di primissimo piano, di primissimo livello e vanno a intaccare quello che era il diciamo, tradizionale monopolio e un po' diciamo, la cifra della politica americana nell'area, cioè che Israele aveva... Cose di un ordine di grandezza superiore. Era, un, era sempre un passo avanti. No? Eh, quindi, la disponibilità di pagare questo prezzo in più potrebbe eh, venire meno. Però l'idea di lavorare con i paesi moderati non credo che venga buttata a mare. Credo che, eh, anzi, ci potrebbe essere qualche paradossale beneficio. Dall'adozione di gesti meno estremi nei confronti di Israele, quindi cose difficili da digerire o da vendere anche nei Paesi Arabi moderati, come lo spostamento formale dell'ambasciata a Gerusalemme, che poi sapete che l'ambasciata a Gerusalemme in realtà è un angolo del consolato che già esisteva. Hanno messo una targa su un muro, perché in attesa di costruire un'ambasciata vera, fortificata, sicura, eccetera, eccetera, con un costo che non mi ricordo più, mi viene l'ordine del miliardo di dollari. L'ambasciata sta ancora a Tel Aviv. Però hanno messo la targa ambasciata e poi Tel Aviv è diventata la sede distaccata. Ecco, però questi gesti, quindi ve lo dico ridendo perché non fa altro che aumentare il senso politico del gesto, è un volerlo fare anche se non lo è. Ecco, questi forse ne vedremo di meno. Vedremo meno gli Stati Uniti schierati a oltranza con un oltranzista come Netanyahu. Però non vedo l'inversione... La marcia indietro dei rapporti con i paesi arabi moderati, non la vedo. Eh, a meno che non accada qualche cosa, e sempre attaccandomi, agganciandomi all'F-35, perché abbiamo appunto dei capelli bianchi, ce lo ricordiamo come all'Iran, dello Shah, furono venduti gli F-14 Tomcat, l'unico cliente d'esportazione del Tomcat. Dopodiché venne come IMI e gli Stati Uniti hanno passato 30 anni terrorizzati di trovarsi gli F-14 usati contro di loro. Quindi vediamo come va a finire, vediamo se vengono consegnati, vediamo e eh, se non ci sono sorprese che potrebbero, mh, potrebbero cambiare lo scenario. Ecco, lì direi che il vero problema immediato, vero nel senso quello che è sul tavolo oggi, sono i rapporti con l'Arabia Saudita, perché eh, Trump per difendere questo alleato strategico... Ha digerito parecchi rospi e diciamo quello sostanziale è la guerra nello Yemen e quello d'immagine è la tristissima fine di quel giornalista Khashoggi. Eh, vediamo la nuova amministrazione se diciamo sarà così paziente o se incomincerà a eh, mandare dei segnali, a incoraggiare i sauditi a cambiare atteggiamento, ecco quello credo che sia un problema che è già sul tavolo per il Medio Oriente. Ah, Gregori vorrei, eh, sì, vorrei farti una, una, una domanda, Gregori Sì, prego. Posto? Eh, ciao, 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 sintomi. Eh, senti, la domanda è la seguente: eh, diciamo, politica energetica. Tu hai accennato ai Shell Gas, eh, Nord Stream. Quindi la gas pipeline che dalla Russia dovrebbe alimentare il centro dell'Europa e la sostenibilità ambientale. Come riuscirà a sintetizzare eh, queste tre situazioni antitetiche? Perché gli shale gas, l'estrazione di Shell gas, eh, shell gas eh, non è proprio sostenibile dal punto di vista ambientale, dato no. che è stato dimostrato che, che alcuni eh, terremoti. Fino a tre e mezzo grado della scala Richter sono stati prodotti nella, nelle Midlands britanniche da, da, dall'estrazione di di gas e tutto il resto, diciamo, i rapporti con la Russia, i rapporti con l'Europa e la sostenibilità ambientale, come dicevo. Sì, grazie della domanda, Francesco, che è molto interessante. Io credo che, appunto, il Nord Stream faccia parte di quelle cose che rimangono a prescindere dall'amministrazione quindi gli americani non saranno mai contenti di quello non credo che possano digerirlo anche perché eh, l'amministrazione Biden probabilmente si sentirà più libera nei confronti della russia di quanto non fosse eh, quella Trump se pensiamo che eh, tutto quello scandalo appunto della informatico, della penetrazione di Solar Wings, eccetera, non c'è stata una parola di condanna da parte di, del Trump uscente. Io credo che l'amministrazione Biden invece eh, avrà meno timori nell'affrontare la Russia, quindi lì eh, lo vedo con poca sorpresa. Penso che andranno avanti a dirci non lo fate, non lo fate, non eh, consentite, eccetera. Eh, sostenibilità, abbiamo visto che già nei primissimi appunto decreti presidenziali Biden ha messo lo stop ha tirato il freno sul gasdotto XL quello dalla dall'Alaska con un impatto ambientale notevole eh, non credo che vadano a fermare gli impianti le stazioni del Gas esistente ma credo che sarà molto difficile ottenere nuove Licenze, quindi fondamentalmente terranno quello che c'è e fermeranno il resto, stanno reintroducendo, hanno annunciato di reintrodurre alcune normative ambientali per studiare del carbone: energia eh, diciamo del carbone che erano state ridotte sotto Trump. Quindi direi che la sostenibilità prevarrà, ma anche qui in maniera non aggressiva, bloccando quello che non è stato ancora fatto, ma. Eh, senza andare addirittura a chiudere impianti esistenti. I repubblicani mh, hanno vagamente cambiato strategia, stanno dicendo che piuttosto che chiudere converrebbe tassare, cioè mettere un costo all'inquinamento e quindi renderlo poco interessante dal punto di vista economico. Questa è una teoria diciamo, classica, insegnava all'università 35 anni fa, non mi sorprende molto. Bisogna vedere se poi i repubblicani la come dire, intendono sul serio o se è soltanto una Grazie. diversione. Io penso più la seconda perché poi sono un partito contro le tasse, quindi da un lato dicono introduce una tassa e poi dall'altro cercano di abbassare le stesse. Quindi, però indubbiamente mh, direi che per il profilo ambientale, per il profilo della sostenibilità, questo sia un momento buono. Eh, nessuno l'ha chiesto, ma chissà se riprenderanno gli incentivi per le energie alternative che, eh, per il solare che hanno avuto tanta importanza nell'amministrazione Obama con molti successi e qualche eh, insuccesso invece abbastanza importante. Eh Gregorio eh, vorrei partire io tre domande se mi consenti e poi lascio spazio anche agli altri. Eh, innanzitutto vorrei ritornare al concetto di prima, quello della pena capitale, se a tuo avviso Biden cambierà molto rispetto a quello che è stato l'approccio di Trump. E questa è la prima. La seconda, vorrei chiederti una cosa. Eh, sotto Trump, molto probabilmente l'economia americana stava andando bene. Se non ci fosse stato il Covid, Trump sarebbe stato rieletto, oppure il Covid è stato una discriminante, un go-no-go -no -go nel passaggio di Biden. Poi tu ci hai detto durante la conferenza che Biden a 77 anni ha dichiarato che non si ripresenterà per un secondo mandato. Forse Biden rappresenta veramente la transizione in attesa di un primo presidente degli Stati Uniti donna? Sì, dunque pena di morte. Eh, grazie alla domanda. Um... Allora, la pena di morte, come dicevo prima, eh, si ha per una ristrettissima categoria di reati, semplifichiamo diciamo l'omicidio. Eh, come dicevamo prima, gli omicidi sono o federali o statali. La stragrande maggioranza sono statali. Quindi eh, ne consegue che anche la stragrande maggioranza delle condanne alla pena capitale sono statali. Quelle che ehm, Trump aveva ripreso erano appunto le esecuzioni federali, quelle sulle quali lui ha potere di grazia, perché anche qui eh, le grazie che ha concesso sono per reati federali, eh, mentre quelle nei singoli stati lui non le, eh, non le può concedere. Quindi sicuramente Biden tirerà il freno a mano sulle residue esecuzioni capitali federali. Ma eh, parliamo, quando feci quell'intervista avevo eh, studiato di più, ero più fresco con i dati, ma credo che non siano l'1% le condanne a morte federali. Quindi eh, Biden rallenterà, tornerà, diciamo, a quella tattica sotto certi aspetti terribile di rinvii, di sospensioni continue, per cui il condannato sta nel braccio da morte 10, 20, 30 anni, con l'incertezza che ogni... Messaggio che ogni visita, eccetera, sia l'ultimo, porti una cattiva notizia. No? Però Biden riprenderà quello. Di sicuro non farà questa accelerazione eh, che aveva il partito Trump probabilmente a fini elettorali, probabilmente per ringraziarsi i conservatori. Diverso è vedere se Trump voglia eh, Biden, scusate, voglia spendersi da, sotto il profilo culturale per far sì che cambi qualcosa a livello dei singoli stati. In realtà già oggi molti stati o non hanno la pena di morte o non uccidono più nessuno da anni, molti americani indicano i sondaggi, sono contrari, non credo però che Biden abbia tutta questa voglia di aprire un altro fronte, credo sia una battaglia che lascerà combattere ad altri. Covid, beh io quello che penso, ho detto la prima slide, io a gennaio 2020 davo due possibilità su tre che venisse rieletto Trump perché l'economia tirava e il campo democratico diciamo non è che abbondasse di proposte o di candidati autorevoli. In realtà poi è successo appunto l'imprevisto, è arrivata questa pandemia. In attesa e è stata gestita male. Qui diciamo che in gran parte, più che al Covid, bisogna dare la colpa a Trump stesso. Vi ricorderete quattro anni fa, dopo una campagna sì, molto colorita, molto ruvida, molto, eh, si diceva che è l'ufficio che fa il presidente. Allora, che chiunque entra dentro di fronte alle sfide che controlo, cresce perché è l'ufficio stesso che glielo fa fare. In realtà Trump non è mai cambiato e anche la possibilità di usare il Covid per chiudere la partita e garantirsi la rielezione, diventando un leader forte in grado di guidare il paese, non l'ha sfruttata. Uno dei motivi per cui gli Stati Uniti sono nell'attuale situazione è che non c'è una politica nazionale, ma è stata demandata tutto ai singoli stati. Il presidente ha come dire, alimentato le teorie più strampalate, vi ricorderete le iniezioni di, eh, quella di ammonia, di cosa diavolo era, eh, vi ha attaccato gli scienziati, insomma non, è, non si è eh, trasformato in un leader di un paese in un momento di crisi, non ha saputo prendere su di sé il dolore e la sofferenza del paese. quindi senza Covid sarebbe stato eletto, ma secondo me avrebbe potuto essere eletto anche con il Covid se avesse tenuto un atteggiamento diverso. In fondo se ci pensiamo, quando poi scriveremo la storia di questa campagna elettorale, di questa, vedremo che in fondo in termini calcistici ha giocato in contropiede, se non addirittura di catenaccio Biden. Vi ricordate un discorso, un intervento forte? Ha lasciato che Trump si scavasse la fossa da solo. E Trump ha giocato interamente nelle sue mani. Eh, Biden è un candidato, diciamo, non esattamente carismatico, non brillante, serio, professionale, tutto quello che vogliamo, ma non esattamente un trascinatore. Si è messo, eh, diciamo, di fianco e ha lasciato che Trump eh, si inguaiasse da solo. Quindi senza il Covid... Terza domanda, presidente donna. Eh, beh, se il piano va come funziona, sì, certo, perché ripeto: i rari casi in cui i presidenti non hanno appoggiato il loro vicepresidente come candidato, il partito ha perso. Perché per come funziona il sistema americano, eh, è inconcepibile non appoggiare il candidato interno. Quando Clinton non appoggiò il suo vice, vinse Bush. Quindi eh, è evidente che avendo scelto Kamala Harris, eh, il piano è quello. La domanda è appunto quella se la Harris crescerà abbastanza eh, da eh, essere un candidato credibile. Se Biden diciamo le farà da padre, ma sai, come genitori, forse siamo tutti genitori, qui il problema a cioè, un è accettare che i figli crescono. Noi rimaniamo genitori, ma loro sono adulti. Eh, ce la farà a farlo cioè riuscirà a un certo punto a darle autonomia a darle spazio che lei non dia ombra a lui ma che eh, possa utilizzare il considerevole potere il considerevole prestigio di quella posizione per camminare sulle proprie gambe non ci dimentichiamo che tra virgolette la Harris è un candidato perdente nel senso che alle primarie c'è dovuta ritirare perché non otteneva i successi che immaginava quindi la sfida per Biden è di crescerla, di allevarla, di trasformarla in un personaggio politico mh, di statura nazionale in grado di non tanto vincere una nomination, che da vicepresidente credo non sarebbe difficile, ma di vincere un'elezione. Ricordiamoci che le nomination si prendono parlando al proprio partito, in fondo, mentre l'elezione si vince parlando a tutta la nazione. Quindi la sfida non è da poco. Certo è che... Una donna eh, diciamo di colore perché poi è partente mista, mezza indiana, mezza eh, giamaicana, eccetera. Sarebbe veramente una novità. certo è giovane, è dinamica, ha un bel sorriso, è vivace, è abbastanza diversa dal precedente candidato donna, cioè Hillary Clinton, che era un baccalà. Eh, Personalmente non empatica, non simpatica, molto rigida, eccetera, eccetera, e che non funzionava come candidato. Io sono sempre stato convinto che non funzionasse lei come candidato. Ma Harris potrebbe. Tra l'altro è eh, come dire, anche un buon solido passato come procuratore in California, in buone credenziali centriste, law in order, eccetera, potrebbe funzionare. Però quattro anni in politica sono un'eternità e quindi. La domanda rifacciamola l'anno prossimo magari aprirebbe anche la strada a tanti altri presidenti donna in tante altre nazioni, Beh, anche in Europa, certamente. Ma adesso vi dico quello che eh, dicevo quattro anni fa quando si parlava della Clinton. Tante storie sulla la posizione, il ruolo delle donne, eccetera, eccetera. Secondo me giuste per carità, eh, ma se Parlavano a una generazione precedente, cioè alla generazione della Clinton, in cui effettivamente quelle posizioni non erano rivestite, non erano occupate da donne. Dicevo sempre che negli stessi giorni eh, si insediò a Napoli, qualcuno se lo ricorderà, al comando del sud della Nato, una donna nera, ammiraglio a, tre stelle, a quattro stelle. Sinceramente, io non credo che quella donna si, si senti, Era del 61, quindi due anni più di me. Quella non credo che guardasse la Clinton come ispirazione, ce l'aveva fatta per conto suo. Cioè, quella generazione di donne forti, eh, preparate, professionalmente competenti, eccetera, eccetera, non aveva bisogno dell'esempio della nonna o della zia a essere buoni. Quindi credo che questa differenza di genere. Sia vecchia a modo suo, è già superata nei fatti. Io non credo che pesi così tanto sulle giovani generazioni. Forse l'identità etnica ancora pesa, ma credo che la, la differenza di genere nella società americana sia, come dire, di una generazione precedente e non di questa. Ecco. Eh, due anni fa, visto che qui vedo tanti amici aerospaziali. Eh, tre delle prime quattro aziende della difesa americana avevano amministratori delegati o dottoreggiani eh, donne, eh. persino Lockheed Martin, solo Boeing erano tutti uomini. Quindi, me, la società americana è cambiata già da dentro, il discorso sì. della donna così. Un po' fa impressione statistica, un po' giornalistica, un po' fa colore, ci dà qualcosa di cui parlare, però io credo che il cambiamento sia già avvenuto. Bisogna intercettare la donna capace, preparata. Ricordate che quest'anno in campo democratico chi c'era che correva c'era la Harris, c'era l'Emi Crobucial, c'era l'Elisabeth Warren. Ricordiamoci che la Georgia, dove appunto hanno vinto i due senatori democratici, è stata organizzata dalla Stacey Abrams, donna giovane nera anche Yale, eccetera, quindi eh, con tutto il curriculum giusto, però ecco, non credo più l'importanza simbolica che gli davamo una volta, ecco, mi fermo. Professore, credo scusate se ci sono, altre, se... Domande? Cioè, se sì, ci ci sono altre domande. La domanda, eh, se posso una considerazione, salve, salve a tutti, salve professora Reggi. credo che la voglia di yeah, non... cambiamento, no. ah, prego? Ecco, ecco, adesso lo vedo, adesso lo vedo. Sì. Ok, sì. sì. Credo che la voglia di cambiamento, della, la necessità, il desiderio di cambiamento del, del popolo americano, prescinda un po' dal genere. Su questo sono d'accordo. Motivo per cui all'epoca fu scelto Trump e non, e non la, la Clinton. Erano entrambi elementi di rottura, una persona, Trump, un, un imprenditore, un uomo antipolitico, con una donna. Hanno scelto l'antipolitico. Quindi, credo che il discorso. Uomo donna, almeno nel mondo anglosassone, almeno nel mondo americano, si è, si è abbastanza superato. Insomma, è indipendente il genere. riguarda più la qualità della persona, ho questa impressione. Sì, sì sono, sono d'accordo. Io sono, poi continuo a dire la mia analisi: eh, se vediamo i numeri, eccetera, che non ha vinto Trump, ma ha perso la Clinton. Sì, la Clinton prese 3 milioni di voti in più, ma le prese anche 3 milioni di voti in meno di Obama, cioè non riuscì a conservare i voti che il partito aveva già. Uh -huh. Mentre Trump ha preso i voti che aveva preso McCain, non aggiunse un voto, spostò il partito a destra, ma senza guadagnare voti. Mollò un po' di centristi, eh, però la somma alla fine era quella. La Clinton pagava un'arroganza infinita in stati tradizionalmente diciamo eh, democratici. Ah, come il Michigan, dove c'è il cuore, c'è Detroit, c'è il cuore dell'industria automobilistica, che era stata salvata proprio eh, diciamo, dagli interventi straordinari. Ricordiamoci che noi ci siamo presi Chrysler. Perché no, eh, Fiat fece un accordo con l'amministrazione democratica, tecnologia in cambio di azioni, eccetera. eccetera, dopo aver salvato l'industria automobilistica e quindi posti di lavoro colletti blu, posti sindacalizzati, eccetera, lì vinse Trump perché. Nella prima settimana, dieci giorni del diciamo, post elezione del 2016 uscirono fuori una quantità di verità che poi sono state come dire, rimosse. Ma c'erano i deputati democratici del Michigan che dicevano: no, Abbiamo detto alla Clinton tante volte: vieni a fare un comizio qui, vieni a baciare un po' di bambini a streci un po' domani, e lei dice Ma tanto lì gioco in casa, non c'è bisogno, ci sono altri stati dove devo andare. Il risultato il Michigan votò per Trump. Credo che la forbice in cui la, la Clinton ha perso con, uh, con Trump è molto più ampia della forbice uh, della differenza tra Trump e Biden. Sì, diciamo che il sì. voto popolare però conta poco perché lì eh, c'è il discorso degli stati, eh, sì. del sistema americano maggioritario per cui poi per 17.000 voti si prende tutto il cocuzzaro e quella sarebbe una riforma Tecnicamente possibile, non richiede nemmeno una modifica costituzionale, ma politicamente improbabile: se si passasse a uh, una uh, elezione del collegio elettorale con un sistema proporzionale, magari non con collegi vastissimi, ma con collegi da 4-5 uh, seggi, si stempererebbero queste tensioni perché non si avrebbe questa artificiale rappresentazione rossa o blu, ma dove il rapporto è. Due terzi sarebbero tre, due, quattro, si darebbe voce e potrebbe spegnere queste radicalizzazioni che da una parte e dall'altra rendono ormai difficile il dialogo. Per quello dico che non. Dopodiché, bisogna pure avere un buon candidato, eh? ovviamente, non c'è sistema che fa il candidato. Però la Clinton per me è un fenomeno inspiegabile ha usato contro Trump lo stesso piano col quale aveva perso otto anni prima contro Obama sembra i tedeschi no? che è sempre lo stesso piano per passare attraverso il Belgio poi perdono la guerra cioè, ma non ha imparato la volta prima no, quindi molto arrogante la campagna elettorale tutta blizza all'inizio devo vincere subito così è chiaro il messaggio non ho più concorrenti eccetera, e poi non è mai riuscita a parlare a tutta l'America farsi sconfiggere da Obama che era un neofita della politica, veramente vuole dire molto carismatico finché si vuole. però lei è dietro il partito, l'apparato. Eh, un disastro da dal mio punto di vista, eh, appunto, anche lì l'idea di semplificare la discussione al genere. Mi votano perché sono la prima donna, tutte le donne mi voteranno diversa. Eh... Di è un discorso molto molto di genere e molto molto sbagliato sì, ma non funziona così e se vuole molto sessista da questo punto di vista eh? cioè il fatto di essere una donna non è di per sé un valore aggiunto ma sono d'accordissimo tant'è che sono tantissime donne che votano repubblicano sì. diverso è una minoranza etnica un gruppo specifico soprattutto se si sente sottorappresentato se ci fosse un candidato ispanico probabilmente riuscirebbe a intercettare i voti ispanici anche Diciamo attirandone qualcuno dallo schieramento opposto perché ci sarebbe un orgoglio di gruppo, ma eh, dire che fondamentalmente i generi sono due, metà e metà, basta che sia quel genere per catturare eh, l'intero voto. È una sovrasemplificazione anche per il sì. mm. Ci stiamo avvicinando verso la conclusione de delle 19 sì, sì. e quindi se c'è qualche altra domanda veloce oppure. La legge vuole fare la conclusione e della sua conferenza. Sì, vorrei fare una domanda. Prego. No, sono... allora io volevo fare condizione una, diciamo, un'esposizione di domanda, chiamiamola così, da uomo della strada, da, da semplice cittadino. Allora, io qualche giorno fa ho letto in un giornale. E i servizi segreti americani sono giunti a scoprire che il Covid è stato creato nel laboratorio di Wuhan ed è stato portato fuori da qualcuno nel mondo, tipo paziente zero o chi sia. No? Allora, io mi faccio questa domanda, se è vero questo e se Trump fosse stato rieletto, rieletto Sarebbe stato tutto un po' pericoloso perché, col carattere che c'è Trump, che è molto egocentrico, che è molto volitivo, che non ascolta gli altri, si sarebbe potuto pure arrivare alla terza guerra mondiale. Perché quello lui avrebbe, fosse stata la Cina implicata in questo discorso, a lui alla Cina l'avrebbe voluto scontare tutto quanto. Quindi significava prima embargo, e la Cina faceva altre riduzioni. Um, praticamente cominciavano a giocare a tennis, e alla fine c'era il paratrack. Secondo me, la non elezione di Trump potrebbe essere stata provvidenziale anche per eventuali sviluppi futuri. Ammesso che questa notizia dei servizi segreti americani sia vera. Io non sono un virologo, non me ne intendo, eccetera. Mi pare però che eh, cioè il discorso del virus costruito a tavolino, fuggito al laboratorio, eh, non sia, diciamo, largamente condivisa dagli scienziati. Quello che eh, credo sia però giusto è che eh, sia la Cina che eh, la Russia hanno approfittato di quest'ultimo paio di settimane per. Eh, creare problemi agli Stati Uniti. Eh, abbiamo visto che la Cina ha applicato sanzioni nei confronti di un alto numero di eh, funzionari e dirigenti americani, compreso il segretario di Stato Pompeo. Abbiamo visto che la Russia ha eh, ad esempio adott adottato sanzioni contro eh, Voice of America, Radio Free Europe. Eh, hanno creato delle situazioni che mettono in imbarazzo l'amministrazione Biden che dovrà decidere subito prima ancora di aver diciamo, preso pieno possesso se reagire con forza e quindi poi alzare le barriere e trovarsi in una situazione di scontro maggiore oppure trattare o cedere e quindi trovarsi in una situazione di debolezza eh, psicologica anche di difficoltà di partenza per i prossimi quattro anni. Credo che appunto questi messaggi, quello della Cina, l'ho trovato particolarmente interessante. 25 persone di un certo livello che non possono più mettere piede in Cina eh, o che sono soggette a sanzioni, eccetera. Ci sono, dicevo, sia Mike Pompeo che Steve Bannon. Beh, è indicativo di un alzare il livello di scontro, no? di dire: Caro eh, altro paese, devi difendere, devi decidere se vuoi essere amico mio oppure difendere i tuoi cittadini. Perché poi tutti i paesi nei confronti di terzi difendono i propri cittadini a prescindere? No? Quindi che fai? Li abbandoni e quindi privilegi l'amicizia con la Cina oppure li difendi e io poi te la faccio pagare e partiamo in salita? Ecco, questo mi sembra uno scenario come dire, che ci lascia in eredità Trump, non facile, e, diciamo, uno scenario estremamente concreto. Mentre eh, quello del virus scappato dal laboratorio può essere sicuramente Trump ha sempre anche nel discorso da Dio a Andrews, l'ha chiamato il China virus, eccetera. Eccetera, eh, e come dice lei, io pure sono contento che non ci abbia più eh, il dito sul pulsante di lancio Trump, perché non è una persona con la, a prescindere da, diciamo, dalle posizioni politiche, non è una persona con la stabilità emotiva. Uh, necessaria per fare con serenità delle scelte così difficili, no? Infatti. quindi un'altra cosa che abbiamo visto in questi ultimi giorni è stato il passo senza precedenti. Io ho ricordato la lettera dei capi di Stato Maggiore, ma pochi giorni prima la Nancy Peroni, eh, capo della maggioranza democratica, la speaker scusate, la Presidente della Camera, era andata dai militari a dire: non gli fate lanciare bombe negli ultimi dieci giorni di mandato, per favore. Passo senza precedenti, perché il presidente è nella pienezza dei poteri fino all'ultimo giorno, però questo diciamo va nella direzione che diceva lei: cioè del timore verso la stabilità psicologica del personaggio. Prego, gli posso fare una domanda di tipo aerospaziale. interessante quello che ci ha appena io, detto io dico che dobbiamo cominciare a chiudere il collegamento sono due ore di collegamento sì, stiamo in conclusione perché dovrei lasciare la parola al, al Presidente, però abbiamo ancora un minuto per una domanda, ecco Antonio un'ultima allora, no, perché... domanda, sì, velocissima se possibile, grazie se mi sentite? e poi la parola direttamente al Presidente Sì, 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 la sentiamo ah, eh, Ciao Gregory. Eh, sono stato, sì, sì, stato all'ultimo convegno dello IAC, no? International Astronautical Congress, è cioè il cinquantennale del, dello sbarco lunare, c'era Aldrin, il figlio di Neil Armstrong, il nipote di Collins, e c'era anche il vicepresidente degli Stati Uniti che ha la delega sullo spazio. Eh, diciamo, nella conferenza plenaria dove ha parlato Ens. Devo dire che è stato entusiasmante per la parte del piano spaziale. Quindi la mia domanda è, in mm. particolare la prima donna sulla Luna nel 2024, piani fantascientifici anche per arrivare su Marte in, in tempi brevi. Quindi la domanda è, secondo te, con questa nuova amministrazione eh, l'attività spaziale statunitense e conseguentemente mondiale avrà una spinta ulteriore? o verrà ridotta a favore, diciamo, con finanziamenti che verranno dilottati in, in altre direzioni? Grazie alla domanda che eh, ci stiamo facendo un po' tutti in questi giorni. Eh, io credo che di fronte a certi investimenti come Orion, eccetera, sia difficile tornare indietro. Eh, la luna in tre anni mi sembra molto difficile. Eh, credo però che cancellazioni mh, sia un po' tardi per farle, eh, anche perché eh, cose come mh, Artemis con gli accordi anche lì potrebbero essere vissute male dagli alleati, dai partner che hanno sottoscritto quegli accordi. Quindi credo che lì, per vedere forse un rallentamento, un minor convincimento, un qualcosa, ma cancellazioni eh, non credo. Sarà interessante vedere se accanto a queste grandi imprese ci fosse qualcosa di più concreto, come ad esempio sostituire la Stazione Spaziale Internazionale, la quale eh, ormai ha un'età incomincia a avere i suoi acciacchi, e forse è più facile da sostituire che non una base lunare permanente costruita dal nulla. E quello io sono piuttosto curioso perché nessuno ne parla, ma eh, stanno facendo un aggiornamento, un upgrade, eccetera, ma è pur sempre un progetto. Di 40 anni fa e i pezzi fisici ne hanno non so cosa, 25: 30? E quindi quella va sostituita. Però, ripeto, visto Orion, visti tutti questi programmi, anche quelli commerciali, che saranno poi appoggiati a robusti contratti con robuste penali, eccetera, credo che eh, un'inversione di 180 gradi diventi difficile. Lancio di iniziative nuove, magari no. Ecco, magari Marte ne sentiremo parlare di meno. Però quello che è già partito, non so se riesco a fermarlo. Grazie. Grazie, lascio la parola a Stefano per la conclusione dei lavori e i saluti al professor Aleggi. Grazie mille a tutti. Allora, grazie Marco e grazie anche a Gregori Leggi per questa interessante conferenza. Ringrazio il Rotary Roma Centro che è collegato con noi. Vedo anche il presidente del Rotary di Messina, l'Associazione Areonatica e chiaramente a tutti i soci di VA Culture. Grazie a tutti, grazie al professor Gregory e a presto.